c'è un evento di Adidas, tutta una giornata per il lancio di una nuova linea di abbigliamento dedicata alle donne, con tutti gli altri Global Brand Ambassador. Ma io e Marina siamo arrivate oggi, è mezzogiorno, e abbiamo tutta la giornata libera dedicata al free time. Quindi adesso mi sistemo un attimo e usciamo e vi porto con me alla scoperta di questa città. Sono strafelice! Houston, abbiamo un problema. Usciti dall'hotel ci siamo fermati al primo ristorante che abbiamo trovato, Andina, e sono strafelice perché nel menu c'è scritto sia vegetarian che gluten free e ci sono tantissime options. Cioè sono a pranzo fuori e ho trovato... No, io non ci credo. Olè, è arrivato pollo, sweet potato e verdura, aubergine, melanzana e feta con un disco di quinoa sotto, tutto senza glutine. Mentre aspettavamo il cibo abbiamo guardato le persone che passavano, tipo implorandole, però non ce lo siamo dette, però è vero. Ma questo è melanzana... Il disco di chi? Ah, eccolo sotto, la quinoa. Ah, ok. Non sembra molto appetitoso. Sono stata tanto intelligente a portarmi il parka, la giacca, il cappello, la sciarpa, ma... E le caviglie? Primi acquisti essenziali a Londra. Sto male, malissimo. Ma quante zucchine! Sono dei pomodori. Ciao. Mi ho guardato. Ascolta, ti devo fare una domanda. Ma tu lo mangi il pollo? Il pollo? Guarda come guarda. Pollo? Polletto? Siamo fermati in questo supermercato tutto naturale. Ho preso il latte di cashew senza zuccheri. E poi questi bocconcini di cocco e semi di chia. Steakhouse, abbiamo preso questo con delle verdure di contorno. Guardate che carino, la mannaia. La nostra giornata inizia nello studio di Adidas a Londra. Questo è uno studio dedicato a ragazze, praticamente si iscrivono su Facebook e possono allenarsi gratuitamente. Dimmi più alto. Outfit indossato. Ci sta molto. Poi anche con questo sfondo, cioè guardate che sala, com'è luminosa. Madonna, che adesso si fanno dei video pazzeschi. Ma iniziamo la giornata con un po' di acro yoga. E dopo yoga c'è cibo! Guardate che bello, gluten free e vegano. Abbiamo coconut yogurt e granola, overnight oats, sempre senza glutine, energy balls, oh, peanut butter. Quindi hanno fatto queste energy balls di datteri e un sacco di cose. Quindi si fa così, si prende la pallina, si prende un po' di burro di mandorle, giusto un pochino, e si gusta. No, vabbè. Incredibile. Oddio. Si
Cheapo. Peanut butter, banana in the end. Avena, schiocchi d'avena, un cucchiaio di burro di mandorle, un'altra pallina. Ho aggiunto un po' di lamponi, così c'è anche l'acidino che io adoro e sto. Ok, c'è stato un refill. Basta. Esatto. Enorme. Ah, ok. Dopo aver passato la mattinata nello studio a creare cose, Alex! Ve la ricordate da aprile dal video di, della Germania? From Germany? No, Sweden! Sweden. Yes, you're from Sweden, but we met in Germany. Yeah, we met in Germany, of course. Yeah. That's what I was saying. You're sorry. You have to be in Italian. No habla Germany. No. No habla Germany. E adesso stiamo facendo un giro per questa zona che è la Brick Lane e poi andiamo in un'altra venue a fare una lezione di boxing. Comunque, se venite a Londra, cercate di andare in questi mercati dove ci sono i baracchini, perché davvero hanno, a parte tantissime cose da mangiare, ma stanno anche tanto attenti alle intolleranze. Infatti ieri al mercato abbiamo visto un baracchino, faceva cose senza glutine. Peccato, ce l'avevamo già seduta a mangiare prima al ristorante, ma era davvero top. Quando tornerò, e tornerò ve lo prometto, si andrà. Siamo arrivati alla venue della classe di boxing. Guardate che figa. Ah, qua si mangia continuamente, è la Madonna. Cioè, è tutto senza glutine questo buffet. In Italia è inesistente. Mi sono fatta le boxing braids. Now we have to go. Ah! È ora di sudare! Mi hanno messo talmente tanto olio di cocco sui capelli che vi saprò dire se è davvero così efficace per rendere i capelli più setosi e fantastici. Non mi chiedete di cosa si tratta, so solo che è senza glutine, quindi va bene. Se noi abbiamo appena finito di mangiare, siamo delle merde, comunque stiamo continuando a mangiare. Ci hanno portato queste altre vaschette con cibo. Cioè, ragazzi, the gluten free side of life, io mi trasferisco a Londra. No. Questo è... Sto per incontrare una ragazza che io seguo da 5 anni, vi giuro, io l'ho appena vista da lontana e sono scoppiata a piangere. Cioè, adesso farò una figura di merda. Cioè, la giornata di attività è quasi giunta al termine, adesso siamo tornati in stanza a un attimo riposare, cambiarci, ma penso di riuscire a fare un giro ancora qui in zona per un paio d'ore prima di andare all'ultima attività della giornata, che è una cena con concerto di Dua Lipa. Alla fine ho sciolto un po' le trecce perché devo dire che non mi piacevo molto, secondo me non stavo poi così bene e sono ritornata ad avere i miei capelli però un po' frisé. Buongiorno e buon novembre.
novembre, oggi giornata di partenza, sono le 10:30, ma noi in realtà ci siamo svegliate alle 7. Siamo andati a fare un allenamento in palestra. Abbiamo trovato questa palestra qui davanti all'hotel che ci ha fatto fare un ingresso gratuito come prova e ci siamo allenate un'oretta. Per questo allenamento io già ero partita con l'idea di allenare solo i glutei, quindi fare degli esercizi di isolamento glutei, perché sento i quadricipiti e le gambe gonfie, pesanti ed infiammate. Però poi durante l'allenamento mi sono sentita molto stanca, la schiena ha incominciato a farmi male e non mi sentivo proprio al 100%, quindi ho deciso di ascoltarmi, mettermi sul tappeto e fare delle mini routine di sollevamento gambe eccetera che non andassero ad impattare sulla schiena e che non fossero troppo stancanti. In ogni caso è un periodo in cui mi sento veramente stanca, soprattutto durante i miei allenamenti, quindi ho deciso di ascoltare il mio corpo e mi prenderò qualche giorno di pausa per recuperare e per poter poi ricominciare a bomba. Non ha senso andarsi a distruggere fisicamente, anche perché poi il nostro corpo non reagisce bene, il nostro corpo cercherà di difendersi e nel mio caso mi fa gonfiare come una palla. Quindi preferisco darmi tempo, riposarmi, anche per evitare di farmi veramente del male. Ore 13:30, siamo in aeroporto e sapendo che saremmo state qua per pranzo, prima di partire siamo andate da un Tesco e abbiamo preso il pranzo. Abbiamo trovato questi petti di pollo già grigliati, quindi già pronti. Abbiamo preso un'insalata. Vabbè, poi ho preso dei cioccolatini per Jimmy della Cadbury, che è il brand tipo Ferrero italiano. E poi per snack abbiamo preso anche tipo delle uova sode. Pranzo on the go anche un po' disagiato. C'è la condizione, ragazzi, aiuto. Siamo in aereo, stiamo per partire. Io vorrei chiudere qui questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi... Io sono nera. Spero che vi sia piaciuto e spero che l'abbiate trovato carino, interessante e utile. Londra mi è piaciuta tantissimo, spero di riuscire a tornare magari con la bella stagione, tipo primavera, aprile, maggio, perché ho tante cose da poter fare, mi ha ispirato davvero tantissimo. E noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!